In una storica sede, quella della Filarmonica Albianese, 130 anni perché è stata fondata nel 1893. L'anno dopo, nel 1894, fu fondata una delle società ciclistiche più antiche d'Italia, la Mobilieri di Ponsacco. Quindi siamo veramente a ricordare momenti di altri tempi, ma sempre importanti, perché qui c'è tanta storia da parte della Filarmonica. Siamo con il rappresentante dell'amministrazione comunale di Aulla, infatti la partenza sarà nel comune di Aulla, qui ad Albiano Magra, e con Antonio Paolo Colò, che rappresenta Antonio Colò, che appunto era suo padre e che è stato un grande personaggio del ciclismo, prima come atleta, poi come direttore sportivo. Paolo, nel tuo intervento hai ricordato i motivi per la quale ci sarà la partenza da Albiano, motivi che arrivano anche dal cuore. Hai ricordato intanto la tua gioventù, perché hai abitato in questa località e quindi hai voluto portare la corsa qui ad Albiano Magra. Sì, il motivo è sentimentale, il motivo è storico e di memoria. Quindi l'iniziativa, che l'ho potuta realizzare soltanto con l'appoggio dei qui presenti, Giada e Roberto, e coloro che ci hanno seguito, vuol dire ricostruire una storia, ricostruire un percorso di vita, quello di mio padre, poi è diventato il mio e di tutta la comunità albianese, di cui io mi sento partecipe almeno al 50%, forse anche un po' di più, nel cuore. Quest'anno ricordi anche tuo zio, che era parroco e che è stato parroco per 46 anni ad Albiano Magra. Sì, assolutamente. L'occasione di questa iniziativa è scattata così, a seguito del fatto che mio zio è mancato a marzo, però io mi sono incontrato con i ragazzi qui del paese per ovvie ragioni di quel momento e mi è stato spontaneo ricordare anche lo zio, che era mancato in quell'occasione, e quindi un ulteriore legame con la storia del paese. Senti, una decina di giorni ancora al giorno della gara, che sarà domenica 6 agosto. A che punto siamo con le iscrizioni? Hai parlato della presenza di una squadra ucraina e della Colombia. Sì, dunque abbiamo al momento 85 iscritti. Probabilmente non arriveremo ai 100 perché c'è il mondiale che è concomitante con la nostra gara, quindi al nazionale mancano. Ci sono due gare in Veneto, una nel Basso Italia e una in Piemonte, quindi ci portano via un po' di atleti, però riuscire a superare la soglia degli 80 è un'ottima manifestazione e siamo molto contenti. Ho visto diversi rappresentanti delle istituzioni, del territorio, è vero che la gara tocca appunto tanti territori della Lunigiana, ma è un rapporto davvero importante e significativo quello che hai instaurato con le amministrazioni comunali. Sì, è un rapporto di fiducia, di rispetto e di supporto che per noi è importante, soprattutto è importante dal punto di vista istituzionale, che significa la comprensione di quello che stiamo facendo, e poi è importante perché ci danno anche un supporto economico che non è da sottovalutare assolutamente. Resta ancora qui con noi, eccoci con i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Aulla, e in questo caso chi, il signor Cipriani Roberto, vice sindaco del comune di Aulla. Vice sindaco, territorio che viene attraversato da questa gara, davvero quindi un veicolo importante questa manifestazione per far conoscere tante belle zone. Assolutamente sì, io devo ringraziare veramente Paolo, perché ci siamo subito capiti quando lui ha lanciato questo messaggio, lo abbiamo raccolto perché ci sembrava un'opportunità per il nostro territorio. Un nostro territorio che guarda al futuro e crede veramente nella possibilità di scoprire, riscoprire le nostre bellezze naturali, e il ciclismo può essere uno sport appunto che attraversa le nostre strade, attraversa le nostre frazioni e ci rende insomma più visibili anche esternamente. Volevo ricordare soltanto che noi l'anno scorso abbiamo fatto la seconda edizione del premio Scarabello, che è questa medaglia d'oro olimpica di Albiano, e è stato conferito a Francesco Moser. Quindi questo legame col ciclismo è molto forte. Poi c'è
E poi c'è anche la San Martino Bike, che è una gara che è di mountain bike, appunto, che viene fatta qui ad Albiano, organizzata dalla Proloco nel mese di novembre. Quindi c'è questo legame forte con il ciclismo, c'è questo legame forte con Paolo, e credo che sia un'avventura che potrà continuare, perché serve ad amministrare gli amministratori per valorizzare il territorio, e credo che le salite ci sono, insomma, la possibilità di far lavorare bene i ciclisti c'è, quindi si potrà anche riproporre in futuro questa cosa. Siamo in compagnia della delegata allo sport del comune di Aulla, ma almeno nell'intervento e nella presentazione della cerimonia mi è parso anche una diretta assieme a Paolo Colon, la diretta organizzatrice di questa manifestazione. Sì, insomma, anch'io mi associo ai ringraziamenti fatti da Roberto a Paolo per aver voluto portare questa manifestazione importantissima nel nostro comune, addirittura proprio la partenza. Noi come comune d'Aulla puntiamo tantissimo sullo sport, tanto che siamo il comune della Lunigiana che ha la consulta dello sport, forse oso dire anche in provincia, proprio perché noi amiamo lo sport nella sua totalità, come diceva Roberto, nel ciclismo. Abbiamo un sacco di manifestazioni sportive, dicevamo prima la San Martino Bike, abbiamo il premio Scarabello, ma abbiamo anche la giornata dello sport che si farà a settembre, a cui quest'anno parteciperà anche Paolo come ciclismo da strada. E insomma, quindi siamo molto contenti, perché lo sport sappiamo che migliora la qualità della vita in tutte le sue forme, e quindi unire, come abbiamo detto, lo sport, quindi il buono sport, in questo caso il ciclismo, con la promozione del territorio è anche fare una buona politica, quindi noi siamo contentissimi di questo. Il 19° Memorial Antonio Colossi corre sulle strade, ma questa zona offre anche altri percorsi per altri tipi e specialità di ciclismo, il gravel, mountain bike, e quindi sicuramente c'è possibilità di sviluppare ulteriormente il settore. Assolutamente sì, abbiamo anche delle associazioni sul territorio che fanno una promozione sentieristica, ad esempio mi viene da pensare la Velo Club, con la quale noi collaboriamo, e saranno anche loro presenti alla giornata dello sport, quindi poi Paolo avrà modo, se non ha ancora avuto la possibilità di conoscerli, di iniziare insieme, perché no, magari anche partorire un nuovo evento ciclistico che vada a unire il ciclismo da strada con la mountain bike, dando anche più possibilità di percorsi e di sentieri a seconda delle discipline, magari anche una cosa innovativa anche nel campo del ciclismo, perché no, la lanciamo come sfida oggi, qui, oggi e ora, potrebbe essere una sfida. Paolo, il percorso cambia rispetto all'anno scorso, anche se nel finale sarà ripetuta questa salita dura prima di giungere a Groppo? Sì, no, in linea di massima è sulla solita altimetria, quindi è sempre un percorso impegnativo nella parte finale per dare modo di sviluppare le attitudini degli scalatori, questa è una volontà. E quindi diciamo che si allinea con le altre manifestazioni a livello di difficoltà altimetrica. Arrivo a Groppo perché quella era la zona dove ha abitato tuo padre? Sì, paese natale di tutta la famiglia Colò. Quindi anche il comitato sportivi, mi ricordo l'anno scorso, grande entusiasmo in questa piccola ma graziosa località. Sì, pochi abitanti, poche case, però l'entusiasmo è alto. Torniamo nuovamente agli amministratori, magari qualche altra idea? Qui c'è il Giro della Lunigiana, è importante, sì, gara internazionale, c'è questo Giro della Media Lunigiana Memorial Antonio Colò, ma qualche altra ambizione particolare? L'ambizione, poi qui ho la Giada, potrebbe essere quella di fondare una squadra anche nel comune di Aulla, partendo dai bambini, perché secondo me il metodo migliore è quello di far crescere l'interesse appunto ai giovani, e forse anche nelle scuole, non lo so se è possibile questa cosa, e se è possibile noi apriremo anche le scuole medie qui ad Albiano, da un'altra notizia, andiamo un po' in controtendenza, nasceranno le scuole medie ad Albiano, quindi partendo appunto dai piccoli piccoli, naturalmente più piccoli dei ragazzi che vanno alle medie, però questa potrebbe essere un'idea su cui lavorare, la Giada sicuramente la potrà maturare, perché è lei che ha la delega allo sport e sta lavorando molto bene, insieme a Paolo magari, ecco, provare a fare questa cosa. Il sindaco sicuramente ne sarebbe felice. Il problema quando si parla di giovanissimi è dove farli allenare. Questo è un grande problema, no? Insicurezza, perché la preoccupazione dei genitori è questa. Dove si fanno allenare i giovanissimi? Occorrono ciclodromi, piste ciclabili, comunque zone chiuse al traffico. Assolutamente, infatti, insomma,
ovviamente la mancanza di risorse soprattutto per le amministrazioni molto piccole, perché adesso il comune d'Aulla è un bel comune ma siamo all'incirca 11.000 abitanti, quindi le risorse sono quelle che sono, però pensare a degli investimenti anche per quanto riguarda la promozione ciclistica sono molto importanti. Ad esempio noi abbiamo qui vicino il comune di Botagna che ha questa bellissima pista all'aperto e oltretutto la pista da ciclismo può essere utilizzata anche per altri allenamenti, come ad esempio viene da pensare il pattinaggio su rotelle, il pattinaggio da strada. Quindi ovviamente la volontà e la capacità di una buona amministrazione è quella di cercare di intercettare quelle che ora possono essere le risorse, perché a pensare di riuscire con le risorse proprie è veramente molto difficile, però ci sono delle belle sfide sia a livello europeo che a livello comunque anche regionale e nazionale per poter pensare anche in grande, quindi di realizzare sarebbe bellissimo anche insieme, quindi ovviamente abbiamo la bisogno della capacità e l'occhio tecnico per chi fa lo sport, quindi lo vive, quindi anche per darci quelle che possono essere le correttive rispetto a quello che può essere un impianto più ottimale rispetto a un altro, e la capacità e la volontà dell'amministrazione invece di mettere le risorse in campo per poter portare a casa il risultato. Comunque la partenza c'è, l'impegno possiamo mettercelo insieme, quindi non dico domani, però possiamo iniziare a ragionare per il futuro. Paolo, per concludere ricordiamo l'orario di partenza, i chilometri quanti saranno per questa 19ª edizione del 6 agosto. Si parte alle 14, i chilometri sono 115, l'orario di arrivo è previsto intorno alle 17, 17.30.